Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi vi mostro alcune perline ricevute da Puca e ultimamente avevano fatto un gioco sulla loro pagina Facebook dove si ricevevano in omaggio le loro perline. Io non ho vinto. Ma poi se mandavi il tuo indirizzo email ti contattavano. Mi hanno contattato dicendomi se volevo ricevere delle loro perline e fare delle creazioni per loro, naturalmente postando lo schema gratis, e ho accettato. Quindi ho ricevuto un pacchettino con le perline. E come sapete, Puca ha delle perline particolari, tipo le Arcos, le Minos, furono le prime che uscirono. Poi hanno aggiunto tante altre perline e ora vi mostro quelle che hanno mandato a me. Allora, mi hanno mandato le Tinos di questa colorazione argento metallico, una bustina da 15 grammi. Poi della stessa colorazione mi hanno inviato le IOS, sono queste perline rettangolari a doppio foro. Ancora Paros. Queste sono una delle ultime, sempre della stessa colorazione. Queste sono, ora vi faccio mostro, faccio vedere. Sono in questo modo come perline. E hanno anche questi due fori, una più sotto e una più sopra. Lo stesso dall'altra parte. Questi, dicevo, sono le Paros, e anche questa la bustina è di 15 grammi, mentre questa mi sembra che è di 10 grammi, le IOS. Poi mi hanno inviato queste, le Samos. Io guardo la scritta perché sinceramente non ricordo tutti i nomi. Ricordo le prime e poi talmente ne hanno fatte che non ricordo i nomi. E queste sono opaque avorio. Questi sono 5 grammi, 5-6 grammi. Anche questi sono delle perline ovali con due fori passanti. Forse così si vede meglio. Con due fori passanti. Ok. Ancora, queste sono, anche queste sono una delle ultime che sono uscite e sono le COS. Queste invece sono una metà di un cerchio, la forma, perché se ne prendiamo due formiamo un cerchio, in questo modo. E anche questi hanno due fori passanti. Sono piccolissime, non sono molto grandi, sono piccole. E questi sono Opaque Blue Ceramic, e anche questi saranno 15 grammi di materiale. Poi, per ultimo, questi che sono le, vediamo, queste sono le Amos, sono della stessa colorazione delle COS. Sono a forma di goccia. Ora vi mostro. Hanno anche questi due fori passanti. Niente, questo è tutto quello che mi hanno inviato. Molto belli, avrei voluto qualche colore molto più vivace. Comunque, vedremo quello che riesco a fare. Volevo farvi vedere le Tinos da vicino, che non vi ho fatto vedere,
questi sono sempre con due fori. Diciamo che le Tinos sono meno lavorate, cioè delle lavorazioni, vedo lavorazione, poche lavorazioni con queste perline. Niente, io ringrazio Parpuca per aver inviatomi questi bellissimi materiali e spero al più presto di riuscire a fare qualcosa di carino. Ciao e alla prossima!